Questa mattina noi affronteremo in maniera un po' diversa da quanto abbiamo fatto le due volte scorse il Decalogo. E lo affronteremo, diciamo, non da un punto di vista come fanno i bambini, i quali si chiedono come va a finire. Noi invece cercheremo di osservare il Decalogo partendo da alcuni presupposti storico-critici in modo da cogliere il valore delle varianti e comprendere un dato essenziale che potremmo sintetizzare così. I valori sono eterni, il modo con cui viverli cambia continuamente. E quindi la formulazione delle leggi che poi diventano leggi morali, devono subire le varianti, i cambiamenti, modifiche, perché man mano si cammina, man mano si acquisiscono concetti nuovi, profondità nuove, spiritualità nuove, attenzioni nuove, sensibilità nuove. E non si può assolutamente pensare ad una fede che sia imbalsamata su comportamenti standardizzati una volta per tutti. Entrare dentro in questo concetto costa fatica. Noi questa mattina faremo questa fatica. E così ci accorgeremo perché sono necessari i cambiamenti. Per molti i cambiamenti sono fastidiosi, rompono quella sicurezza che ci eravamo creati dicendo le cose stanno così, così, così. Poi improvvisamente arriva un Giovanni XXIII, un Paolo VI, un Bergoglio e ti dicono no, le cose non stanno così, stanno colà. E stanno colà, anche qui, anche qua, anche qua. E le persone che sono alle volte incerte, titubanti dentro di sé, o lì, in questo caso di cambiamento, si fortificano e crescono, oppure si rifugiano in quel sogno di un passato che rispecchierebbe l'epoca d'oro, con grande atteggiamento critico e di disprezzo verso il presente. E perciò abbiamo i tradizionalisti. Tradizionalisti sono persone in gamba, se volete, che hanno custodito il passato e pensano di governare il presente con il passato, dimenticando che il presente è diverso dal passato. E se noi abbiamo imparato a guidare il triciclo e poi ci viene fornita la bicicletta, guidare la bicicletta è un'altra cosa. Ma si pedala sempre? Sì, si pedala sempre. Ma il veicolo è fatto in maniera diversa. E la strada che si riesce a macinare con una pedalata in bicicletta è ben più grande della strada che si riesce a macinare con una pedalata con il triciclo. Triciclo non ha bisogno di equilibrio. Ci sono le tre ruote che ce lo danno. Bicicletta devi creartelo tu. Mezzo più snello, veloce. Triciclo non è snello, non è veloce. Ma in un mondo dove ormai è necessaria la bicicletta, chi va in triciclo, che gli piaccia o meno, resta indietro. Noi dobbiamo evitare, non tanto per il triciclo in sé o la bicicletta, quanto per la mentalità che ne scaturisce, dobbiamo evitare di rimanere ancorati al triciclo. Perché è come se da grandi pensassimo ancora che i bambini nascono sotto il cavolo e le bambine sotto la rosa. Non l'ho mai capita, ma così si dice.
Nel primo incontro che noi abbiamo fatto, ricordiamoci, abbiamo visto che c'è un'evoluzione letteraria. Abbiamo visto i tre tipi di leggi che ci sono nel Medio Oriente e abbiamo compreso che la forma ci aiuta in qualche maniera a datare le leggi. Queste sono datazioni però molto grossolane. Sono datazioni che oscillano di un secolo. Abbiamo dunque, sì, la possibilità di collocare una legge nel suo Sitzungsleben storico. Ma come ripeto, sono collocazioni che ci aiutano a creare una gerarchia nella formulazione delle leggi, dicendo questa legge è più vecchia, più giovane della precedente. Nel secondo incontro abbiamo cercato di capire che cosa sta alla base del decalogo. Non stanno i valori, pensando ai valori come un valore per ogni comandamento, non è esattamente così. E lo scopriremo oggi ancora meglio. Ma abbiamo visto che ci sono due elementi di fondo, la Hemet e la Chesed, due vocaboli che noi abbiamo la pretesa di tradurre nelle lingue occidentali, ma che sono intraducibili perché questi vocaboli coprono due aree semantiche che in alcune cose anche si sovrappongono, per cui alle volte la parola fedeltà la trovate espressa con il termine Hemet e qualche volta la trovate espresso con il termine Chesed. Altre volte invece trovate la singolarità di questi due valori. Allora Chesed potrebbe esprimere anche la misericordia, l'amore, la tenerezza. La Hemet invece esprime la trasparenza, la sincerità. Quindi dare un significato unico a questi due grossi valori che cuciono, rendono stabile l'alleanza, non sempre è facile. Di volta in volta bisogna saper collocare il valore dentro al brano biblico in cui si trova. Oggi invece vedremo una terza cosa. Vedremo la evoluzione della formulazione delle leggi. Non tanto sotto il profilo letterario, perché quello è già acquisito ed è semplice, legge casistica, legge participiale, legge apoditica. Ma collocheremo i codici delle leggi dentro alla loro situazione storica il più preciso possibile per vedere quali sono i passaggi e come certi valori vengano riformulati, addirittura apparentemente stravolti con il camminare del tempo. Dalla linea 14 alla linea 31 avete un pochettino di albero di Natale che è qualche cosa di serio. Se questo tipo di conversazione io ve l'avessi dovuto fare 30 anni fa, 38 anni fa per la precisione, sarebbe stato molto più semplice, perché gli studi allora erano arrivati ad una certa temperatura e ci dicevano semplicemente che il Pentateuco, quella grossa raccolta di cinque libri dove troviamo il Decalogo nel secondo libro e nel quinto libro, ha avuto una storia, sì, un po' travagliata, ma tutto sommato abbastanza semplice. All'epoca di Salomone, ho un passo indietro, vediamo brevemente cosa significano quei geroglifici e così riusciamo a capire. Siamo alla linea 17. Trovate scritto 1800, se trovate scritto 1700 va bene lo stesso, 1900 va bene lo stesso. Non sappiamo l'epoca di Abramo, non la sappiamo.
la indichiamo a spanne perché usi e costumi che vengono attribuiti a questo uomo, guarda caso, sono tutti quanti contemplati nel codice di Hammurabi. E allora per questo motivo voi trovate 1800-1700, ma c'è qualche mio collega che dice no, siamo più in là perché queste sono formulazioni orali, il codice di Hammurabi è la formulazione scritta, viene dopo. Questione di lana caprina. Dopo l'epoca patriarcale, gli ebrei scendono in Egitto, tutti in parte, solo Dio lo sa. Poi, verso il 1248, ma va più o meno a metà del XIII secolo, 10 anni più, 10 anni meno, non succede niente, la probabilità che Mosè esca dall'Egitto con circa 30.000 ebrei, non con quella cifra iperbolica che è scritta nel testo della traduzione italiana, questa cifra deriva dalla traduzione sbagliata dei 70, e i vescovi dicono ormai è entrata nella tradizione, dovete seguire la cifra dei 70, ma la cifra espressa dal testo ebraico è più modesta. 30.000 persone dovrebbe essere capitato all'epoca di Meneptah, figlio di Ramesse II, perché troviamo la cosiddetta iscrizione di Meneptah dove viene nominato Israele, che viene inseguito dalle truppe egiziane. Però questo Israele che Meneptah incontra e che lui dice di distruggere si trova già in Palestina, addirittura nella zona di Edom, quindi sta arrivando in Palestina. Abbiamo subito dopo la cosiddetta epoca dei giudici. Le tribù sono autonome, si incontrano una volta all'anno per stabilire patti di collaborazione in caso di un'invasione, di una siccità, di una pestilenza, ma ogni tribù vive per se stessa. Poi c'è un tentativo abortito di monarchia con Saul, un tentativo più consistente l'abbiamo con Davide e poi un terzo tentativo ben riuscito ce l'abbiamo con Salomone, il quale costruisce il Tempio ed eredita dal padre la profezia messianica di Natan. Salomone muore nel 931. Qualche libro trovate 932, non cambia niente. Con la morte di Salomone il regno ebraico si spacca in due. Le vicissitudini sono un pochettino articolate da spiegare, non perdiamo tempo. Nasce il regno del nord, ricordatevi i tre quadratini uno sopra l'altro, la Palestina, due quadratini, primo e secondo regno del nord, il terzo quadrato regno del sud. Il regno del nord fa dei grossi errori politici e gli assiri castigano. E castigano di brutto perché sono tre imperatori che proprio devastano il regno del nord. Prima Tiglat-Pileser III, poi Salmanassar V e poi Sargon II. Sennacherib invece arriva dopo Sargon, ma ormai deve portare via solo l'erba perché è rimasta solo quella, e anche bruciacchiata. Comunque il regno del nord finisce nel 722, qualcuno dice no, 721, siamo sempre alle solite. Nel mondo così lontano non possediamo un cosiddetto calendario universale. E bisogna ricostruire le date facendo le comparazioni con i calendari particolari che conosciamo. E quindi si arrischia sempre questa elasticità. Il regno del sud, invece,
Piccolino, senza pretese, viene bastonato da tutti. Lui resta fedele sempre al più potente perché non ha altre scelte e riesce a sopravvivere fino al 597. Nel 97 c'è la prima distruzione babilonese. Gli ebrei, pur essendo piccole, sono persone che quando piantano un chiodo Dio me ne scampi e liberi. E Nabucodonosor, che è peggio di loro, 10 anni dopo scende e nel 586, voi avete lì il numero, distrugge il Tempio di Gerusalemme e quella resta la data dell'esilio babilonese, anche se di per sé porta via solo 3.000 persone, mentre 10 anni prima ne aveva portate via 15.000. E quindi l'esilio nasce nel 597, 10 anni prima. Ma a causa della distruzione del Tempio, un gesto barbarico però per gli ebrei molto significativo, l'esilio lo fanno incominciare in questa data. L'esilio dura una 50 anni perché Ciro, re dei persiani, abbatte l'impero babilonese e costituisce l'impero persiano nel 538 e spedisce a casa gli ebrei perché ricostruiscano una città fortificata che sia difesa dei confini sud dell'impero persiano. La città si chiama Gerusalemme. Tempo successivo, non ve l'ho segnato perché non è che ci importi molto, in quanto abbiamo un lungo periodo di dominio persiano fino al 332. Nel 332 inizia il dominio alessandrino, nel 322, 10 anni dopo, muore Alessandro, i suoi generali si dividono l'impero del loro capo e gli ebrei vanno a finire nell'impero Lacide o Tolemaico. Nel 198 c'è lo scontro fra il regno di Damasco, retto dai discendenti di Seleuco, altro generale di Alessandro, e i Tolomei. I Seleucidi hanno bisogno di allargare il territorio per avere più popolazione e quindi riscuotere più tasse. Nel 198, la battaglia di Panium, i Tolomei vengono sconfitti. Passano dunque gli ebrei sotto i Seleucidi e lì succede l'ira di Dio, perché mentre i Tolomei sono intelligenti, i Seleucidi sono rozzi. E gli ebrei con i rozzi non hanno mai avuto buoni rapporti. C'è lo scontro, guerra macabaica, da cui emerge per un secolo, dal 164 al 63 avanti Cristo, il regno asmoneo. Poi nel 63 arriva il carro armato di Pompeo, che viene stupidamente chiamato dalle due autorità di Gerusalemme, due fratelli, uno re e l'altro sommo sacerdote, Ircano e Aristobulo, i quali, ripeto stupidamente, vogliono tutti e due assommare in sé i due poteri, quindi di fatto uno era re e l'altro era sommo sacerdote, però il re voleva diventare sommo sacerdote e quindi avere nella sua persona tutti e due potere spirituale e politico. Ma la stessa aspirazione ce l'aveva anche Aristobulo. Chiamano Pompeo arriva e sappiamo che i carri armati dove arrivano distruggono. Pompeo scappellotta tutti e due, li manda a spasso in maniera intelligente perché li annienta facendo far guerra tra loro due. Quindi i romani sono stati solo spettatori e strateghi diabolici di questa disfatta del regno asmoneo. E da lì inizia il protettorato romano che tutti conosciamo. Finisce nel 70 d.C. con la prima grande ribellione, cui segue la ribellione del 132, e lì i romani fanno una cosa obbrobriosa: seminano il sale sulla città
e la città perde anche il suo nome, perché da quel momento quella città viene chiamata Elia Capitolina, il tempio diventa il letamaio della città, fino all'epoca bizantina. Il dopo non ci interessa. Questa è la sintesi. Ora, quando noi leggiamo il testo del Pentateuco, ci accorgiamo che ci sono tre grandi corpi giuridici, tre grandi codici. Il più antico, quello che praticamente è stato il codice che ha sorretto la maggior parte dell'epoca monarchica, è il cosiddetto codice dell'alleanza. Alla linea 26 avete i quattro capitoli che costituiscono questo grosso codice, è il più antico. Leggendolo rispecchia la situazione fluida di questi regni, alle volte abortiti, come quello di Saul, alle volte invece militari, come quello di Davide, alle volte invece illuminati e ricchi di cultura, come quelli di Salomone. Rispecchia questo periodo. Per questo la linea 21, voi avete un po' di tratteggio, che è la zona che indica l'epoca della tradizione orale di queste leggi, mentre la linea continua, lì dove c'è la freccia, indica il periodo in cui questo codice è stato scritto ed è rimasto vigente per tutta quanta la popolazione ebraica. Nel 622 un giovane re fa una grossa rivoluzione sia statale sia religiosa, perché è il periodo in cui l'impero assiro non solo è in una decadenza evidentissima, ma è anche fragilissimo a livello di politica interna. Questioni dinastiche, guerre civili, generali dell'esercito che si ribellano. Allora Giosia approfitta di questa debolezza dell'impero a cui appartiene e rinnova, ristruttura il suo regno a livello politico-religioso con un documento. Questo documento non si sa esattamente se l'ha stilato, fatto stilare lui, o se per davvero è un documento che trovano nel tempio, come viene detto nel secondo libro dei Re, al capitolo 22. Safan e Chelchia, scriba e sacerdote, nel tempio trovano questo rotolo interessante, pieno di polvere, lo stanno ristrutturando questo tempio, vanno dal re, il re lo legge, resta spaventato, dice: noi siamo proprio fuori binario nei confronti di Dio, manda a leggere questo rotolo. E la profetessa Hulda stabilisce che quello lì è parola di Dio. E quindi Giosia dà l'avvio alla riforma. Dentro a questo libro che si chiama Deuteronomio c'è un codice di leggi. Lo ha fatto Ezechia, perché anche Ezechia nel 711 aveva intenzione di ristrutturare lo Stato e anche la religione, ma Sennacherib scende giù, siamo ancora in epoca assira, sberlotta questi staterelli della zona sud del suo impero ed Ezechia è più preoccupato a difendere Gerusalemme che a dare via alla riforma religiosa e politica. Potrebbe essere quel documento o potrebbe essere un documento inventato di sana pianta da Giosia con il trucco del ritrovamento del rotolo nel tempio. Comunque sia, nel 622 nasce questa riforma e questa riforma è fatta in base a questo nuovo codice,
che trovate nel Deuteronomio dal capitolo 12 al capitolo 26. Notate quanto piccolo fosse il cosiddetto codice dell'alleanza e quanto più grande sia il codice deuteronomico. Basta che contiate i capitoli.